arrivo al monastero. Il monastero è situato a 14 km circa da Rest House, che si trova quasi a metà strada tra il Cairo ed Alessandria, nella valle del Nitro, Wadi el Natrun, nel deserto occidentale. Si tratta di una parte del deserto conosciuta con vari nomi. Shehit oppure Shihat, parola copta che significa la bilancia del cuore, che è stata coniata dai monaci che hanno abitato in questa zona, e Eskit, che vuol dire eremita, dedicato a San Macario. Il monastero della Madonna, noto come il monastero dei Siriani, è considerato uno tra i quattro monasteri più importanti che esercitano il culto religioso fino ad oggi. La sua importanza è dovuta ai suoi tesori d'arte e ai suoi affreschi scoperti durante gli scavi che risalgono ad epoche molto antiche. Nonostante sia il monastero più piccolo tra i quattro, esso è posto in primo piano grazie ai tesori artistici che contiene. Nel 2004 la strada di fronte al monastero è stata asfaltata ed allargata per agevolare l'arrivo al monastero. Il portale del monastero è di recente costruzione, infatti è stato progettato nel 2004 sullo stile copto di archi e campanili. Sopra il portale ci sono tre figure realizzate in mosaico, che rappresentano al centro l'arrivo della Sacra Famiglia in Egitto, a destra la Madonna con il prete divenuto santo Yehnis Kama, Giovanni Kama, e a sinistra Gesù che bussa la porta. La superficie del monastero antico è di circa mezzo ettaro, perciò è considerato il più piccolo tra i quattro monasteri come dimensione, ma fra i più importanti per gli affreschi e le incisioni su legno e su gesso, che sono dei tesori d'arte, e con una cinta muraria di forma rettangolare che rappresenta l'Arca di Noè, la cui altezza va da 9,5 metri a 11,5 metri. Questo monastero della Madonna è considerato uno dei monasteri teotochi dal greco Theotokos, fondati dopo il concilio ecumenico di Efeso nel 431 d.C. per ribadire la credenza teotoca che significa la madre o la genitrice di Dio. Questa credenza fu ribadita dagli ortodossi contro l'eresia di Nestorio, che si era opposto a questa credenza. Il monastero è noto come il monastero dei Siriani, perché fu abitato da monaci siriani che arrivarono sia dalla Siria sia dall'area abitata dai Fenici. Essi abitarono con i monaci copti dall'VIII al XVI secolo. Si sa comunque che la chiesa d'Antiochia siriana e la chiesa copta d'Alessandria sono due chiese gemelle della dottrina ortodossa, poiché condividono la stessa fede e la stessa credenza. La valle del Nitro fu famosa storicamente per il fatto di ricevere gruppi di varie nazionalità con l'entusiasmo di riconoscere e scoprire la vita monastica ed il desiderio di impararla e praticarla seguendo le orme dei primi monaci. Nel 2000 d.C. sono state costruite due cappelle davanti al portale antico da un monaco arciprete Yusab al-Siriani. La prima contiene una raffigurazione della venuta della Sacra Famiglia in Egitto e la seconda la raffigurazione della Madonna con il santo Giovanni Kama. Il monastero, infatti, è noto pure con il nome della Vergine Maria e del santo Giovanni Kama, la cui salma fu trasportata in questo monastero dopo la sua morte nell'859 d.C.
La Madonna gli apparve in gloria, benedicendo lui e i suoi figli monaci e offrendogli 3 dinari d'oro con la croce incisa sopra, dicendogli: «Prendi questi e mettili nella busta delle offerte per il monastero, e la benedizione di mio figlio li accompagnerà per sempre».